A Venezia e Roma con grande seguito anche in Laguna. Per Michael Consel un incontro speciale. Roma nello schieramento preferito da Capello. Dopo 2 minuti Totti rischia l'incolumità sull'intervento duro di Bilica. Gran dolore al ginocchio destro ma nessuna conseguenza. Da Valtolina proposta interessante, vola Antonioli. Totti gioca di fino a cercare Del Vecchio, chiude molto bene in diagonale Bettarini. Maniero è squalificato, a sinistra Nanami propone cross come se l'attaccante fosse in campo. Capello avverte il pericolo. Totti per Del Vecchio, a vuoto Pavan, prima parata di Consel, poi Tomasi manda sul fondo. Alla mezz'ora cross da sinistra di Bettarini, la retroguardia giallorossa va in apnea e per poco non subisce gol sullo stacco di Bilica. 37esimo, osservate, contropiede della Roma, Tommasi, Zago, Montella. A cercare Totti, smarcato sulla sinistra, posizione regolare, altruismo per Del Vecchio e gol dell'1-0, il primo gol di Del Vecchio in questo campionato. Rivediamo ancora l'assist di Montella, sembra partire Totti in posizione regolare, poi va a puntare l'ex compagno di squadra e serve puntualmente Del Vecchio il gol dell'1-0. Al 47esimo angolo di Totti e smanaccia Consel, Del Vecchio sul secondo palo, gol del 2-0, ma attenzione, il Venezia reclama un fallo di Montella su Consel. Queste immagini sembrano dimostrarlo. A fine tempo Volpi avvicina Pellegrino che rimane convinto della sua decisione. Andiamo con il montaggio di Luca Malannino alla ripresa, 5° minuto, ancora Totti in cattedra, Assunção, c'è Consel. 6° minuto, si fa vedere Venezia, Nanami, il giapponese, primo intervento di Antonioli, ma conta. Al 10° fuori Montella, dentro a Lenicev. 12° minuto, Nanami, Petkovic, dribbling secco su Zago e gol che riporta il Venezia in partita. Gol del serbo, il primo in questo campionato. Rivediamo ancora, bello il dribbling, la finta su Zago, ma tutta la difesa giallorossa è ferma. Al 20° il Venezia reclama un calcio di rigore, contatto Assunção pedone, ma osservate, Pellegrino è ben piazzato. Poi Spalletti butta nella mischia il 35enne Iachini, va fuori Nanami. Al 26esimo Totti va a pescare in profondità Lenicev ed è il gol del 3-1, il quarto gol del russo in pochi giorni. Rivediamo ancora il tocco d'esterno sinistro a superare Consel e poi ribadisce con il destro il gol del 3-1. Esordio di Francesco Ciullo in Serie A, entra al posto di Borgobello. Poi andiamo al 32esimo. Ancora Lenicev, bravo a recuperare questo pallone da Assunção, libero Cafu al centro. Prepara il tiro, il destro, la respinta di Consel e per poco Del Vecchio non fa tripletto. Totti va via, ma Volpi non lo risparmia, ha preso tante botte oggi Totti. Capello sì, e al suo posto inserisce Fabio Giuno, l'altro brasiliano, l'ennesimo brasiliano in campo, va anche in gol al 48esimo, ma il gol non viene convalidato per fuorigioco. La Roma vince a Venezia dopo 32 anni della prima in campionato, ha sofferto gli avversari nella prima parte, poi con un superlativo Totti ha avuto la partita in discesa. Partita dura, 7 ammoniti e contestazioni venute soprattutto in occasione del secondo gol di Del Vecchio. E poi Capello si ritrova un giocatore motivatissimo come il russo Lenicev, troppo frettolosamente indicato come il vice Totti. Sa fare anche altro. A te, Maffei.